Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Aspetta un momento. Un momento. Ho appena scoperto un difetto nell'elemento AE35. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa. Oggi parleremo rapidamente della genesi di 2001 Odissea nello spazio. Dunque, di 2001 Odissea nello spazio ho già parlato come un format importante perché praticamente ha dentro di sé un totale equilibrio tra personaggi, tecnologia, ambienti e trama. E quindi praticamente non c'è una predominanza di una serie di fattori. È in quattro atti, è un, diciamo un format di hard sci-fi e indubbiamente ha fatto scuola e il suo format è sicuramente a mio avviso superiore e più importante del classicissimo Viaggio dell'eroe che è ormai un po' a mio avviso un po' stufato. Quindi per scrivere qualche cosa di nuovo bisogna appoggiarsi al format di 2001 nello spazio. Tuttavia, ecco, tuttavia, andando a fare la disamina sulla genesi di 2001 Odissea nello spazio, ecco, si scopre tante tante cose interessanti, ossia che è una misera permutazione. Chi pensa che Odissea nello spazio, 2001 Odissea nello spazio, provenga dal racconto di A.C. Clarke, La Sentinella, ecco, si sbaglia di grosso, perché La Sentinella di A.C. Clarke proviene come permutazione linea diretta dal racconto di Amazing Stories, The Alien Room, pubblicato su Wonder Stories nel dicembre del 1934, scritto dall'autore W.P. Cockcroft. Il plot narrato in flashback poggia sulle memorie di un unico sopravvissuto ad una spedizione sul Monte Everest. Gli esploratori effettueranno un'insolita scoperta: una misteriosa struttura di metallo a forma di cono emergerà dalla neve da qualche parte sul Monte Everest, mentre attorno imperverserà una tempesta di neve. Gli esploratori, entrati nella struttura, banalmente anche per trovare riparo, troveranno le ossa di un essere antropomorfo morto con un enorme cranio. Nel cercare di comprendere la natura del misterioso artefatto, varie ipotesi saranno esposte dagli esploratori, tutti in realtà assai poco vispi intellettualmente. Incidentalmente, poi, un disattento esploratore premerà un pulsante al fine di lasciare la struttura, ma attiverà a sua insaputa il decollo rapido nello spazio dell'oggetto alieno, scaraventando fortuitamente all'esterno e sulla neve un solo esploratore. L'uomo, dopo aver assistito al decollo del velivolo alieno, si troverà di nuovo immerso in una pesante tormenta di neve. Riuscirà a far ritorno al proprio villaggio, dove metterà le sue memorie, appunto, detterà le sue memorie e poi perirà per l'immane sforzo. Con il tempo accadrà che il dispositivo di forma conica sarà permutato in piramide. Sì, in piramide, nel racconto della Sentinella, quindi da un cono ad una piramide. Il luogo estremo ed avverso dell'Everest freddo sarà permutato nello stile ed alieno suolo lunare. La spedizione degli incauti esploratori sarà permutata in un tecnico a bordo di un rover lunare, decisamente più vispo intellettualmente. Le ossa dell'alieno saranno soppresse dal racconto, il mezzo alieno che decolla sarà permutato in un forte segnale radio spedito nello spazio. Avremo così definito il format di La Sentinella di Clarke del 1948. Il racconto La Sentinella poi sarà lo spunto per il mitico film di Odissea nello spazio 2001. Ecco, La Sentinella è la permutazione piena, linea, chiara, diretta di The Alien Room del 1934, pubblicato su Wonder Stories appunto nel dicembre 1934 e scritto dall'autore W.P. Cockcroft. Ecco, chi pensa che la suggestione del Monolito Nero e delle scimmie di Odissea 2001
siano praticamente un frutto dell'idea di A.C. Clarke oppure di Kubrick, ecco, casca male, perché in realtà questa suggestione nacque nel 1929 su Science Wonder Stories. Su Science Wonder Stories nel novembre 1929 fu pubblicata la novella di fantascienza The Space Dwellers, edita da Raymond Gallum e sagacemente illustrata dal disegnatore Paul. Il disegno d'apertura del racconto è una suggestione che non può essere ignorata da un osservatore del XXI secolo. Alcuni esseri pelosi e dotati di coda, di forma vagamente scimmioide, combattono una guerra preistorica, una clava di pietra, ossia contro, diciamo, gli altri esseri primordiali, mentre alle loro spalle un artefatto alieno di forma parallelepipeda svetta silenzioso. In aria vola un'astronave di cui gli esseri primordiali ne ignorano la presenza e gli scopi. E senza ombra di dubbio la genesi della suggestione dell'apertura di 2001 di Odissea nello spazio, il capolavoro di Stanley Kubrick. Voilà, guardate un po' cosa vi ricorda, eccoci qua. Il racconto di Gallum nel 1929 pubblicato su Science Wonder Story è completamente antitetico a 2001 Odissea nello spazio. Un astronomo terrestre di nome Douglas Barclay entra in contatto con un essere alieno che viaggia su una cometa di Halley il 18 luglio 1941. L'alieno narra che nel suo mondo morente l'acqua è scomparsa e la temperatura del pianeta è molto alta. C'è stata nel tempo un'evoluzione fisiologica al grande caldo e alla carenza di acqua, la nascita di due culture che, involutesi, hanno preso a combattersi brutalmente per le scarsissime risorse ancora presenti nel pianeta deserto. La restante parte del racconto di Gallum è di scarso interesse e narra come e perché l'alieno è riuscito ad allontanarsi dal suo pianeta. Quello che è decisamente importante nel prolisso nel lungo racconto del 1929 è il contesto del duello tra le due culture aliene che sono state immortalate dalla sagace penna dell'illustratore Paul. E qui si ricasca appunto sulle protoscimmie che si legnano con una sorta di monolito nero qui alle sue spalle, con un'astronave praticamente che è qui sulle spalle, alle spalle, diciamo, di queste entità. Ecco, la dice lunga Science Wonder Stories, novembre del 1929. La stazione spaziale di Odissea 2001 nasce nel 1956 su Amazing Stories. Nell'ottobre del 1956 fu pubblicato il racconto di fantascienza Sitting Duck di Sam Moskowitz. La fabula del racconto non è particolarmente interessante, tranne per il fatto che ad un osservatore del XXI secolo è evidente che la stazione spaziale di Odissea 2001 fu creata dalle mani di un ignoto designatore del 1956. Eccola qui, la riconoscete? Ruota su due piani, sì, è proprio lei, la stazione spaziale in orbita sulla Terra che fa da ponte per i viaggi tra la Terra e le basi lunari presenti appunto sulla Luna. Eccola qui, è la fine del film 2001 Odissea nello spazio. La fine del film fu copiata dal magazine IF del 1954, dall'ottobre, del numero di ottobre del 1954, Special Delivery, illustrato dal disegnatore Ed Hampshire. Abbiamo il bimbo gigantesco protetto da un fortissimo campo, diciamo, spaziale elettromagnetico che arriva sulla Terra dove ci sono, diciamo, stazioni spaziali. Sul magazine di fantascienza IF World of Science Fiction nell'ottobre del 1954 fu pubblicato il racconto Special Delivery di Randall Garrett con la collaborazione dell'illustratore Ed Hamsh. È all'illustratore Ed Hamsh che si deve praticamente la fine, come finirà o di 2001 Odissea nello spazio. È proprio dalla mano dell'illustratore Ed Hamsh che Hollywood, quanto il regista e sceneggiatore di 2001 Odissea nello spazio, vi presero spunto. È indiscutibile che il disegno d'apertura al racconto sia identico agli ultimi frame del noto film di fantascienza. Eccola qua,
2001, Odissea nello spazio è una scopiazzatura di varie robe, tra cui la fine l'hanno beccata da IF dell'ottobre del 1954. Discovery di 2001, Odissea nello spazio, nasce nel 1961 sulla portentosa rivista di fantascienza Amazing Stories. Nel mese di gennaio fu proposto in copertina il prototipo degli interni dell'astronave Discovery nel mitico 2001 Odissea nello spazio di Kubrick. Ed Amazing Stories che il regista quanto lo scenografo hanno pescato per la realizzazione degli interni del film di fantascienza. Quindi questo era un disegno che poi era in rotazione, in particolar modo lo stesso punto di vista lo si ritroverà, diciamo, questo con il oggetto in rotazione, sia nella, diciamo, hostess dell'astronave quando viaggia dalla Terra alla stazione spaziale, che porta da mangiare, diciamo, allo scienziato che si deve recare sulla Luna, quanto a Bowman quando entra nel perno, diciamo, nell'unità centrale rotante, da un centro di zero gravità che passa praticamente verso la scaletta che scende, sia quanto Bowman poi si recherà nel centro lavorazione dati di HAL per andare a staccare praticamente il computer. Eccolo qui, l'interno deriva da Amazing Stories. Serre spaziali con gravità artificiale in mega cilindri rotanti su Galaxy, science fiction del praticamente febbraio del 54, svetta nella copertina immaginifica di Galaxy Science Fiction del febbraio del 54 la suggestione grafica di una serra spaziale con gravità artificiale creata tramite cilindri rotanti. Lo stesso concetto lo ritroveremo poi all'interno del Discovery, l'astronave di Odissea nello spazio. Le serre saranno praticamente rimosse, ma l'habitat rotante verrà rigenerato con tutte le relative inquadrature surreali che indubbiamente furono splendidamente realizzate negli effetti speciali di 2001 nello spazio. Ecco, la stessa suggestione di cilindri rotanti erano già comparsi altrove, saranno ripresi però da Kubrick per la sceneggiatura di film 2001 Odissea nello spazio. La suggestione del monolito nero e delle scimmie di Odissea nello spazio nascono quindi sul 1929 su Science Wonder Stories. The Alien Room è la genesi della Sentinella, racconta la Sentinella. La fine di Odissea nello spazio fu copiata da IF nel 1954. La stazione spaziale di Odissea 2001 nasce nel 1956. Discovery 2001, Odissea nello spazio, nasce nel 1961. Ecco, e con questo ci siamo detti un po' tutto. Aspetta un momento. Un momento. Ho appena scoperto un difetto nell'elemento AE35. Sono l'elemento AE35. Alti posto di nausea. Va a tirare di uno.